Prima di cominciare la conferenza stampa volevo con grande dolore ricordare Dino Risi, ma lo dico non solo perché il destino ci ha unito in questa giornata sotto lo stesso tetto, ma soprattutto perché sono legata a Marco e Claudio da un'amicizia di tanti anni e ho conosciuto Dino che avevo 8 anni, quindi ero una bambina, per cui in qualche modo questo lavoro probabilmente lo faccio anche perché ho sentito lui che parlava di cinema e anche Marco e Claudio. Grazie. Piacere che siamo qui insieme in questa giornata, perché ci offre un po' la possibilità anche di ricordarlo. È sempre considerato Dino Risi, non so perché, una sorta di regista immortale, invece anche gli immortali muoiono, se ne vanno, quindi è stata una notizia scioccante nonostante un po' ce l'aspettavamo, nonostante l'età. Quindi anch'io mi sento vicino e cerchiamo di andare avanti nonostante questo dolore che ci ha colpiti. Apriamo l'altro, grazie. Allora, vorrei cominciare dalla fine. Muoiono entrambi, sia il ricco industriale, sia il rapinatore balordo, slavo, qualcosa. Ci vuole dire qualche cosa su questo? Cioè gli occidentali ma anche gli immigrati devono darsi una regolata? Qual è il suo messaggio visto che film a tesi in qualche modo? Io non considero assolutamente un film a tesi, quindi non è risulta difficile risponderle. È una rapina dove muoiono in realtà tre dei componenti della... Sì, anzi, no, guarda, scena, diciamo... non era metafora di qualcosa di particolare, di fatto morto da una parte e morto dall'altra, non c'era una volontà di democratizzare la morte. E penso che... Prego? Semmai di renderla bipartisan, muore il rapinatore, muore il ricco, muore il migrante. Forse bipartisan, molto spesso insomma si va armati a fare anche una risposta più semplice, più terra-terra, che mi sono posto in sceneggiatura, ma mi veniva più da una voglia di costruire una meccanica giusta. Quasi tutti i proprietari di ville importanti sono armati, ormai si vive in uno stato un po' di assedio in questi posti, e quindi chi va a fare la rapina è armata, avendo tutte le parti delle morte, mi sembrava narrativamente, drammaturgicamente giusto. Però poi, ecco, io al di là della tesi, ecco, oltre alla tesi vorrei che poi può essere anche un'opinione, nel senso che io ho cercato di lasciare libero lo spettatore di fare il proprio viaggio, perché se non vuole leggere, insomma, volevo dare, ecco, mi sembra importante dare il dolore, questo dolore, questa tragedia che chiude il film, accomunasse un po' tutte le famiglie, questo mi sembrava importante, ecco, nessuno ne esce illeso, né i rapinatori, né gli aggressori, né le vittime. Questo film arriva in un momento in cui immigrazione, sicurezza, nuove leggi si parla moltissimo. C'è un po' il rischio che venga utilizzato da una parte e dall'altra per una lettura politica, che peraltro personalmente mi pare che invece sfugga volutamente questo film, non è un film né di destra né di sinistra. Ecco, hai questa paura che possa essere utilizzato in qualche modo? Oh.
veramente sì, quando ho scritto il film non si parlava assolutamente di questione rumena. Ho iniziato a girare il film, sono cominciati a succedere dei fatti di cronaca saltati dalla stampa in maniera enorme, è uscito il film a Cannes e la questione sicurezza era proprio la prima notizia del giorno, quindi c'è stata una coincidenza strana, sembra quasi fatta apposta, chiaramente tutti sappiamo che per fare il film c'è una preparazione, quindi non c'è stato nessun tentativo di cavalcare la cronaca, semmai in qualche modo l'abbiamo anticipata purtroppo, ecco, quindi ho paura di essere strumentalizzato, sì, in qualche caso è anche successo, però dopo la proiezione di Cannes, in realtà è un film che spiazza, io volevo anche un po' spiazzare, spiazza forse sia la destra sia la sinistra, perché io volevo restituire attraverso anche questi personaggi che sono un po' tutti, hanno del bene e del male, volevo restituire un po' la complessità della realtà e la differenza della politica che invece tende a volte proprio per questioni di hobby fisiologiche a semplificare troppo. Io trovo che sia importante nei film raccontare l'umanità, raccontare le persone, non raccontare i numeri e soprattutto permettere allo spettatore di trovarsi insomma, nella difficoltà del giudizio, di trovare lui stesso una propria interpretazione e fare lui stesso un proprio personale viaggio. Quindi se un po' si smuove qualcosa, ecco, vuol dire che in qualche modo il film è arrivato, ha raggiunto l'obiettivo, ecco. Nel film non si deve uscire con una chiave in mano, ecco, ma si deve uscire con tante chiavi e poi sta a noi a cercare di trovare una strada. Io, su se sia, io, io, sa neve sa, sarà proprio.